Buongiorno e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Noi stiamo bene. Allora, vi metto un attimo qui sulla scrivania, così vi racconto che cosa facciamo oggi. Allora, oggi è sabato e tra 10 minuti uscirò per andare a pranzo con Abby, la mia amica. E vi porto con me. Per andare ad Ostiense abbiamo preso la metropolitana, molto vuota per essere un sabato mattina. Ci abbiamo messo 20 minuti ad arrivare. Siamo scese alla stazione Piramide. Qui vedete la piramide Cestia, che è inglobata nelle mura aureliane. L'osteria dove abbiamo mangiato si trova a pochi passi da qui. Di solito non bevo mai il vino a pranzo, ma questa volta mi sono detta, perché no? Allora, ecco arrivato il nostro pranzo. Le fettuccine, le carciofi e il guanciale e pecorino. Buonissimo. Quindi buon appetito. Ci siamo prese anche le polpette di bollito. Dopo pranzo abbiamo passeggiato sul Colle Aventino fino al Giardino degli Aranci. Abbiamo stavo cercando di convincere Abby ad aprire un canale YouTube, ma senza successo. Siamo scese al Circo Massimo, siamo passate per il Colosseo, una delle nostre poche certezze di questi tempi. E poi ci siamo fermate a prendere un caffè a Monti. Qui ci siamo salutate, le nostre strade si sono divise e quindi adesso sto andando a Termini a prendere l'autobus per tornare a casa. Fa freddissimo, freddo, come non faceva da tantissimo tempo. È stata una giornata lunga, ma molto molto piacevole, devo dire. Ci siamo divertite tantissimo e abbiamo camminato tanto. Voi non sapete che freddo che fa. Abbiamo mangiato una pasta buonissima. Vi metto una foto sullo schermo. Indovinate cosa c'era nella pasta? Pecorino, guanciale e carciofi. Ve l'ho già detto varie volte che non posso vivere senza carciofi, specialmente in questo periodo dell'anno, perché adesso sono di stagione, quindi fino a marzo più o meno, marzo-aprile, mi devo riempire di carciofi perché poi, non essendo più di stagione, non li potrò più mangiare, quindi devo approfittarne adesso finché posso. Buongiorno, non mi ricordo quando è stata l'ultima volta che ho registrato per il vlog. Stamattina sono andata a fare colazione con Abby e poi siamo andate al mercato. Mamma mia, aprilo. Senti come. Mamma mia, buono. Mmm.
po' appiccicoso. Mm. È buono. Oh. È per quello che si chiama semplice. Perché non è ripieno. $1,35. Faccio senza busta, ho la mia busta. Sì, sì, grazie mille. Abby si è presa una bella orata in pescheria. Fare il pesce al forno con le patate. Per pranzo o per cena? Per cena. Al mercato ho preso un paio di cipolle e un po' di patate. Sono passata anche dal macellaio e ho preso due hamburger. Credo di farli per pranzo questi. E poi volevo anche dirvi di quanto è costata la colazione. Allora, colazione seduti, quindi con il servizio a tavolo. Abbiamo preso due caffè macchiati, quindi 2 euro, perché 1 euro l'uno. Un cornetto piccolo, 60 centesimi. E due bignè, una alla crema e una al cioccolato, 1,60 euro entrambi. Abbiamo speso 4,20 euro, un prezzo onestissimo. Quando io guardo i vlog di altre persone in altri paesi, mi incuriosisce sempre molto sapere i prezzi dei cibi o i prezzi delle cose più semplici, no? Quindi mi incuriosisce tantissimo perché voglio sapere quanto costa la vita, no? In quel paese. E quindi ho pensato di condividere queste informazioni anche qui nel vlog, perché forse può essere interessante per qualcuno, non lo so. Adesso preparo il pranzo. Grazie mille per aver guardato questo vlog. Spero di avervi fatto compagnia anche questa volta e che abbiate imparato delle parole nuove. Alla prossima. Ciao.